Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, un episodio della Bronze Diamond e devo annunciarvi due cose. La prima è che sono tornato a casa e quindi riprenderanno gli streaming, cioè sono già ripresi ogni giorno. Ora probabilmente cambierò un pochino la schedule, ma più o meno è quella che vedete sempre in sovraimpressione. Però a breve la modificherò, ma vi terrò aggiornati. Anzi, ho pensato anche di fare una nuova grafica, presto arriverà, per intendo per la schedule che vedete che appare. E questo invece è il mio Zero Damage Trinamer, quindi farò un game senza colpire mai i campioni avversari e farò split push tutto il game e vi farò vedere che è possibile vincere anche così a bronzo almeno, perché poi non so se a diamond funziona o a master o a silver e gold. Sicuramente si può ancora fare più o meno, però dovete essere anche un po' fortunati. Ora vi faccio vedere questo magico Trinamer e nulla, spero vi piaccia e fatemelo sapere come al solito nei commenti se volete altre robe del genere. Devo stare attento a non attaccare lui, mamma mia che ansia. Se usciamo si mette in mezzo. Poi ho un champion ciccione, quindi basta un misclick e ho fallito. Fuga! Oh wow, questo è addirittura flash. Mamma mia. Ambizioso ragazzo. Che ha fatto i miei amici? È venuto a morire. Ma si chiama Winnie the Pooh! Ma sei bellissimo, ok? Kane, lo volete. Scappiamo! Mi torno a farmare. Di corsa! Ah, ovviamente sono startato con questo qui che mi dà un po' di gol di più, perché devo solo prendere gli oggetti e prendere le torri, quindi... E all'inizio probabilmente perderemo un pochino, però poi vedrete piano piano il comeback. Vedrete. Dante che chiede l'uovo a Martina. Dante, dai uno anche a me. Come no? Dammi un uovo, Dante, dammi subito un uovo di cioccolato. Grazie. No, Marti l'ha fatto cadere per terra, però. Serio? Sì. Il carretto? No, per sé che sono un idiota, devo andarci al carretto. Sbagliato. Devo cercare un attimo il cioccolattino. Amici di YouTube. No, Marti, non lo trovo. Ecco, così lo devi lanciare. Ok, ora che ho preso il cioccolattino è la fine per Orn. Devo andare a dare il colpo. Ovviamente come runo ho preso il colpo potenziato, così faccio più danni alle torri quando le colpisco. Ora provo a dare una sberla. Ok, prendiamo la torre. Guardate il primo colpo. Ok, io continuo a picchiare la torre mentre lui cerca di picchiarmi. A me non me ne frega niente. Anzi, vado a fare minion, va meglio. Posso fare proxy? Perché non ci ho pensato prima? Devo prendere solo un po' di lifesteal. Posso fare tranquillamente proxy tutto il game. Levati da quel minion. Levati da lì. Ok, ce l'ho fatta. Guarda come picchia la torre e ignoro lui. Ha anche fallito la ulti. Oh shit, sono morto. Forse no, aspetta. Oh, ma cos'era quel flash? Vabbè, non a caso è bronzo. Bronzo 1, magico elo. Devo andare a fare proxy, devo pushare questa wave in fretta e poi devo andare a fare proxy, così lo frego. Oh shit, sono morto. Vabbè, non fa niente. Potevo prendere qualche altro minion prima di morire, ho sbagliato. Vabbè, tanto questo game è tutto in discesa tra un po', non vi preoccupate. Il tempo che... A parte che mi sto prendendo l'attenzione del jungler, che non è male, ma poi è il tempo che prendo qualche oggettino e inizia il vero split push. Abbiamo quasi distrutto una torre. Se ne lei dovrebbe andare back, perché lei di Lux la uccide. Hanno preso l'Herald, quindi c'è Xinzo di nuovo top. Vabbè, la ulti, quindi me ne frego il push qui. Oh shit, ho attivato l'ulti per sbaglio. Oh mio Dio, perché sono boostato? Vabbè, fa niente. Prendo la torre per la mia vita, mi sa. Se avessi avuto la ulti qui, magari sarei anche scappato. Vabbè, ho preso la torre, dai, ok. Non posso fare live perché altrimenti va a finire che li colpisco. What?
Ma avete visto che fa questo? Guardatelo, dove mi sta mettendo l'era di veleno, posso picchiare perché sto facendo la roba senza danni. Ma che cos'è? Vabbè, io lo picchio e ignoro il tizio. Oh madonna, che danni che fa l'era. Wow, ma che sperle tira Orm? Ma perché avranno fatto questi danni? Non c'è uno stupido. Oh, un gank, amico, non ti posso aiutare, mi spiace. Guardate il mio jungle, poverino, vorrebbe una mano, ma io non posso colpire i campioni nemici. Però posso fare la W se arrivo a tempo, aspetta. Un attimo, dove ha tirato? Che maiale. Ma con la W lo prendo l'assist. Penso di sì, l'ho rallentato. Mi spiace, amico, non posso aiutarti a picchiare. Ho promesso di non fare danni questo game. Good guy Tryndamere. Ok, andiamo per la torre. È morto Winnie the, peccato, aveva quasi preso la kill. Wow. C'è il TP mid per i minion, ma bot sono morti. L'importante è non perdere troppi obiettivi, poi ci penso io a carriare. Ok, un'altra torre l'abbiamo presa. Ah, hanno sprecato il teleport, mi sa. Nice. Bel teleport, signor Orn. Andare a prendermi la torretta, ma verrà sicuramente qualcun altro top. Speriamo di poter pushare. Forse l'ho colpito con la E, spero proprio di no, ma credo di averlo colpito con la E. Vabbè, in caso è pochi danni, dai. Uffa. E poi che non ho dovuto maxare lei, dannato me. Ok, sono morto. Ho preso la torre, it's ok. Stanno pushando mid, devo fare in fretta. Il mio tizio è suicidato, quindi mi sa che la torre mid, la torre top la perdiamo. C'è anche Yasuo che difende top, quindi non so nemmeno se riesco a prendere la torre dell'inibitore, però ci provo. La torre in fretta. Devo ignorarli. La torre, prendi la torre. A me frega niente di quello lì. Ok, dai, la torre è a buon punto. Prossima volta cadrà. Potremmo fare il nastro, mi sembra una cattiva call. Va bene, facciamo il nastro, mi piace. Questo team che fa queste call al nastro al 22esimo, 22 XD, mi piace molto. Non me l'aspettavo da quest'elo. Una call così buona, onestamente. Dai, abbiamo lasciato il nastro, ora split pushare sarà un gioco da ragazzi. Io ulto e scappo, non posso fare danni, metto solo lo slow. Ma lo prendo l'assist con lo slow? No, non lo prendo. Ah sì, lo prendo, ho preso un assist, dico. Ok, ha detto al team di pushare mid. La nostra strategia è in atto, let's go. Guarda, guarda come sono mid gli avversari, ignari del pericolo. No, stanno salendo, pushate, pushate. In fretta, via che arrivano a me. E io questa già l'ho presa. Ah, ma non ho la ulti, wait. Devo prendere tempo allora. Fuck, ero sicuro di averla. Ma se faccio un teleport qui e me ne vado, potrei fare il teleport e scappare via. Oppure vado da qua e scappo via lo stesso. La cosa bella è che mi hanno abbandonato. Erano in 5 da me. Mi hanno lasciato andare via praticamente. Hanno trollato mid, peccato. Vabbè, fa niente. E io pian piano ora prenderò tutti gli obiettivi che servono per vincere, spero. Il problema è che il mio team è un po' indietro, però vabbè, in qualche modo faremo. Devo aspettare che i miei alleati pushino. Il manto Andrei che avrebbe fatto comodissimo a me. Oh, avete visto quello? Ah, oh mamma mia, avete visto? Ti prego, rimetti questa scena in loop per tipo... Yasuo che prende l'Eye sul Raptor e va via. E poi riflescia, cioè per sbaglio va via e poi riflescia dentro per tornare. Ciao amica Lux, ti ignoro, tranquilla, non ti ammazzo. È il tuo giorno fortunato. Guarda Jinx è venuto a fare backdoor con me, ma non devono fare così, devono
lasciare me splittato, split pushare, non devono venire anche loro, altrimenti non ha più senso. Sei fortunata, Lux, anche tu, Yasuo. E non ti posso picchiare. Poi non so perché mi attaccano quando li one shotterei praticamente. Mi sa che il mio viene andare a splittare perché qui stanno morendo. Ok, posso scappare da lui. Non l'ho colpito con la doppia V, bene. Leggiamo quella. Bene, diciamo che li ho baitati. Mi sono preso anche un assist, mi sa, figo. Un altro assist. E anche il Mountain Drake. Magnifico il Mountain Drake. Jinx è morto nel B1 con Orna, non so come. Cioè, so come, ma poteva stare back semplicemente. Posso dare un po' di colpo oratore, no? Sì. No, vabbè, da sola senza minion non è possibile. Ok, questo è un altro inibitore che se ne cade, tanto Orna io lo ignoro. Usce anche Lux però. Ok, uno l'ho preso. Ora muoio prendendo questa, ma è ok. Ora possono pushare mid. Dai dai, così si fa. Prendete quelle torri. Wow, non l'hanno uccisa. Ma mi sa che non mi serve l'Infinity Edge perché sulle torri non critto. Quindi cosa posso prendere? Qualcosa che mi dà. Questo qua funziona. Basic attack, attack speed, sì. Boh, mi prendo la Ginzu con un po' di attack speed in più. Ok, io mi prendo l'inibitore. Metto una ward qua giusto per. Let's go! È tempo di pushare. Ok, l'inibitore preso. Cerco di scappare, ma non credo, no. Vabbè, loro dovevano fare il Nashorin. Come mi hanno lasciato scappare, ma che cazzo? Perché mi hanno abbandonato? Pensavano fossimo. Ah, qui c'è Lux, aspetta. Vabbè, basta scrivere il skill shot. Nice green green. Ok, un altro invito l'abbiamo preso. Andiamo per il terzo. Guarda come mi cercano di prendere, ma non ci riescono, poverini. Ok, abbiamo preso 3 inibitori. No! Ok, sono morto, ho preso i inibitori. Il mio team poteva fare tipo 7 Nashor nel mentre, ma non hanno fatto niente se non suicidarsi. No, torna a suicidare che c'è il Nashor up, amico. È morto anche lui, mi sa. Oddio, magico! Se mi avessero ascoltato avremmo già preso il Nashor e probabilmente chiuso il game, però ora rischiano di farlo loro. Vabbè, non credo perché ho preso Rainbow Dory, quindi devo difendere la base. Ma i minions! Andate per me! Vincete per me il game! È morta Syndra. È morta anche Brom, mi sa. L'1B1 di Brom, guarda che cattiva. Mamma mia, magico Brom, ulta! No, lo sa nemmeno. Ulta, prima che scappa, ulta. Va bene, non ha doggiato. Facciamoci il Nashor in 3. Tanto loro devono difendere la base, quindi non possono mai venire. Se si suicidano rischiamo di perdere il game comunque. Sai che sono suicidati. Vabbè, io cerco di pushare e andare il game, anche se c'è il Trinamere che si zoga in picchia. Preso una torre del Nexus. Ah, se non trollassero sarebbe così facile di vincere. Stanno perdendo teamfight con uno in meno. Devo andare allora. Mi sa che ho tirato un hit a Lux per sbaglio. No! Vabbè dai, vale lo stesso. Devo flashare via. Oh shit, c'è Yasuo. Ho doggiato tutto il doggiabile. Mi sa che abbiamo perso. Dannazione, il mio team è troppo bad. Non ci credo che stiamo prendendo questo game. Fightate, c'è tipo quella lì in melee.
Ah, hanno perso il team, mi sa che abbiamo perso il game, cavolo. No. Amici, io ci ho provato, il mio team era troppo bad, ci è mancato un pelo, però spero che il video vi sia piaciuto lo stesso e niente, ci vediamo domani con un prossimo video e in streaming. Peccato, io ci ho provato e non mi hanno ascoltato. Va bene, a domani, ciao ciao. Ah no, volevo farvi vedere i danni fatti a fine game, aspettate, aspettate. Ecco. Oh, Danzolonara Bromera è il più tossico di tutti, per sbaglio. Quanti danni ho fatto ai champion? 200, qual è stata la trottolina e mi ha fregato. Per sbaglio ho fatto una trottolina e ho ferito qualche campione. Vabbè, spero di non avervi deluso con questi 216 danni. Peccato per il game, avremmo vinto, ci mancava veramente un pelo. E niente, ci becchiamo domani. Ciao ciao!